prendevano tutto per me. Poi ne arrivavano dal cielo e io. E va bene, io vado. Io vado, eh. E vai! Ehi, ragazzi! Beh, perché mi esultate? Yeah. Sono tornato, avete un grande novità. Davvero? Ebbene sì, vi ho portato una mamma. Wendy! Ma come? Io vi porto una mamma per raccontarvi le fiabe e voi la uccidete? Avanti, chi è stato? È vero, sono io. La colpa di Trini, se ne toccare un uccello, che tu c'è una vita qua. No, ragazzi, Wendy, si muove. Wendy, tutto bene? Allora non sei morta. Allora, ragazzi, questa è la mamma. Wow! Dov'è Trilli? Trilli, vieni subito qui. Trilli, vieni qui. Cosa hai fatto? Niente! Tu hai detto che? Io non ho fatto niente! Sei colpevole di alto tradimento, cosa puoi dire a tua discolpa? Niente! Ah sì? Niente, io sono più tuo amico! Ma lo sai chi sei proprio? Cosa sarei io? Sarei bandita per sempre dall'isola! Adesso piange, dice che è la tua fatina! Dai, va bene, non per sempre, Trilli. Per una settimana, dai! Peter, dove mi trovo? Che sono questi bambini? Signorina Wendy! Sì. Sì, la nostra mamma! Io, la vostra mamma? Sì, sarà una mamma perfetta. Perfetta! Anche la mia mamma me lo dice sempre che quando sarò grande sarò una brava mamma. Ma ora sono troppo piccola per essere una mamma. Però intanto tengo l'ordine della stanza, racconto le favole ai miei fratellini. E poi mi piace tanto cucinare. Ma quando fa la Comunque vedete, non sono una brava mamma. Sì che lo sei, l'ho capito subito. Che bello, allora fermo il gioco della mamma e del papà. Sì! Gente! Io sono John Edward Generali. E io sono Mario. E loro sono tutti bambini sperduti. Già. Venite qui bambini, che vi racconterò come sono le mamme. Viva la mamma. Appassionata prima donna colina, così elegante, molto dolce e moderna, sembra che tutto sarà. Viva la mamma, viva le favole che a lei ci racconta, così lontane pure così coperte, e così magiche. Servono anche a me. Zoan, vai avanti.
Oggi ti promuovo capitano. Capitano dei bambini sperduti. Figo! Soldati! Attenti! Aiutati! Aiuto! Avanti, marcia! Fammi finire di... Allora, mi vuoi dire dove si nasconde quello stramaledetto Peter Pan? Giglio di Grato non conosce. Giglio di Grato non conosce. Allora Giglio di Grato conosce le pesci cani. Portatelo alla nave. Dire a Ubi! Ah, ho capito! Volete giocare a catturarci, vero? Perché è un gioco, vero? Se il figlio di Grato non tornare, bambini sperduti, scottennare! Ehi, lei è maleducato, lei! Ma chi si crede di essere? E poi cosa vorrebbe dire con queste parole? Calma, Giorgio, noi ci vuole dire che il figlio di Grato è stata rapita e che se lei non torna, noi siamo morti. Ci penso io, sono il vostro comandante. Scusi, signor. Pietà, un fratello, una sorella, e poi? Unga Unga, cosa vuoi dire, eh? Non c'è comunicazione qua, me ne vado. Anzi, testo. Però, dovete spiegare chi sono i buoni e chi cattivi. Perché mi avevano detto che voi eravate buoni e mi erano cattivi, ma ora ci volete uccidere. Non ci capisco più niente! È una gabbia di matti qui! Adesso, con calma, qualcuno mi spiega chi sono i buoni e chi cattivi! Grazie! Aug! Peter Pan si è fatto Giglio Tigrato da pirati! Peter Pan, mio grande amico. Peter, che cosa vuole quella tigrata là? Da oggi Peter Pan, grande guerriero piedi neri. Peter, Peter Pan, un eroe. No. Peter Pan! Scusi signorina, io non ci capisco più niente con questa confusione. Hey, 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 hey.
spugna, dobbiamo riprenderla. Avete visto la fatina? Se no, Peter Pan s'arrabbia. Qualcuno l'aiuta a finire. Spugna, non vedo niente. Neanche io, non sono sbagliato, insomma, cosa facciamo? Andiamo, Trilli. Torniamo sotto coperta, capitano. Basta con questa battuta, Spugna, basta. Sono la finzione, vero? Che loro sono i nostri bambini? Ma sì, Peter, sono nostri, miei e tuoi. Sì, ma non per davvero. Beh, no, se non lo vuoi. Beh, non lo voglio. Peter, quali sono esattamente i tuoi sentimenti per me? Beh, sono quelli di un figlio. Oh, come sei difficile. Per il figlio di casa è la stessa cosa. Anche lei vuole essere qualcosa per me, ma non è una madre. Beh, tua madre non lo è. E allora che cos'è? Non lo so, ma non si dice così ad una signora. Come possono litigando? Sì, ma ora vogliamo una storia. Sì, dai, raccontaci una fiaba. Va bene. Allora, c'era una volta una bellissima signora. Così non mi fate neanche iniziare. Ma
quando non li vide più, si preoccupò e lasciò la finestra aperta per vedere se tornava. Basta, Wendy. All'inizio anch'io la pensavo come te e sono stato via per un po' di mesi, ma quando sono tornato la finestra era serrata. Mia madre si era completamente dimenticata di me. Voglio tornare a casa. È troppo tardi ormai. Dobbiamo andare. È vero, abbiamo fatto preoccupare la mamma. Peter, possiamo tornare? E va bene, andate se volete. Ma ricordate che se ve ne andate non tornerete mai più. Mai più? No, mai più. Peter, e tu? Io non ho intenzione di venire, non preoccuparti per me. Ma perché? Possiamo tornare insieme. No, non voglio tornare insieme dove ho una mamma che mi fa fare i compiti e mi fa lavorare. Beh, prima tutti voi dovrò andare. Sì, ma io non voglio crescere. Io voglio rimanere un bambino e giocare per sempre. Addio ragazzi. Addio Peter. Addio Peter. Ciao. Ciao. Peter, ti ricorderai di me l'isola che non c'è, non è vero? Certo, non preoccuparti. Addio Peter. Addio Mary. Ah, dimenticavo. Non scordate di prendere la medicina. Non me lo dimenticherò, grazie. Addio Peter. Addio. Forse questa volta dopo due volte ce la facciamo ad ammazzare. Prendo tre gocce e questa schianta. Sì, sì, dai, però una cosa veloce. Spugna, ti muovo. Dai, andiamo, spugna. Spugna, ormai per Peter Pan non c'è più niente da fare. È morto, stecchito, caput, requiem. Pom, 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 pom. Perché vuoi solo che ti guardi, brava. E adesso che c'è? Cosa ti stai inventando adesso? Campanellino? Campanellino, ma stai tremando. Campanellino, sei congelata. Campanellino, ma che cosa? Aspetta. È avvelenata. Un trucco di cucina. Campanellino, te la sei brutta tutta. Campanellino, guardami, campanellino. Campanellino, sei sempre più fredda. Campanellino, campanellino, la croce è sempre così sottile. Campanellino, no, non puoi morire, campanellino. Campanellino, è tutta colpa mia. No, campanellino, guardami, muoviti. Campanellino. Campanellino, io credo che l'ho fatto, ho sbagliato. È colpa mia. È tutta colpa mia, campanellino. Io credo che l'ho fatto, lo giuro, non volevo dire questo. Campanellino, non puoi abbandonarmi così. Io credo nelle fate. Io credo nelle fate. Io credo nelle fate. Sì, dai, campanellino, avanti. Dai, sei viva allora. Ci sono, ho trovato. Se tutte le bambine e i bambini e tutte le persone presenti in questa stanza gridassero io credo nelle fate e ci credessero veramente, allora potrebbero vivere. Avanti, avanti, gridiamo tutti insieme. Io credo nelle fate.
Io credo nelle fate. Dai, dai, campanellino, dai, io credo nelle fate. Io credo nelle fate. Un'ultima volta, dai, ragazzi. Io credo nelle fate. Sì, campanellino, vai, vola. Arruoliamo qualcuno di nuovo. Ho visto delle facce. Dobbiamo trovare qualcuno. Aspetta, no? Oh, capitano? Rispegni la luce per favore, perché è meglio, meglio, molto meglio, molto meglio. Capitano, lui è perfetto. Vediamo. Stai in piedi, forza. In avanti, gli ubriachi spugnano e basta uno. Lui è perfetto. Questo può fare tutta la fatina. Aspetta, stasera in questa zona prima avevo dato un ricordo. Spugna, abbiamo trovato la cuoca per la nave. Piatti di lì, signorina Giulia. Faccio vedere le mani. Questo Dio grazie ci fa fare un uovo sodo, dai, va. Siamo spazzati, capitano. Non c'è più la ciurma di una volta. Benissimo. E adesso portate qui la mamma. Avanti, mamma, fatti vedere dall'equipaggio. Ma è una mamma vera! È grande! È una mamma in carne e ossa. Wow! Esatto. E adesso la mamma vi farà vedere come si muore insieme ai figlioletti. Perché devono morire? Certo,
E queste sono le ultime parole della mamma. Vedi, Uncino, a dirla tutta, le devo dire una cosa molto importante. Io non sono una vera mamma. Stavamo solo facendo il gioco della mamma e del papà, dove Peter era papà, io la mamma e i fratelli. Ad un certo punto stavamo andando a vedere. Perché tu pensi ancora che Peter Pan verrà a salvarti? Peter Pan è morto, non c'è più. E invece sì, c'è, eccolo, ed è qui per la resa dei conti. Combatte contro di te e vince. E va bene, per questa volta avete vinto voi, ma la prossima volta... La prossima, non ci sarà la prossima volta. Che mi lasci finire parlare. Bambini, che ce ne facciamo di uncino? Coccodrillo, 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 titta, 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 titta. Ma la ricordino.
tornerà proprio all'isola di Vincenzo. Sempre ai bambini. È un sacco di tempo che sto aspettando. Da ormai troppo tempo. La polizia sono settimane che... Ma perché la finestra è chiusa? Chi ha chiuso la finestra? Non lo so. Azzurra, guardami, la finestra è chiusa! Genere! Aspetta, dai, non ti preoccupare. Ma deve rimanere sempre aperta. La apro, la apro. Mi mancano così tanto. Anche a noi, anche a me. Forza, dai, cara, andiamone a letto. Guardate, bambini, la nostra stanza, siamo arrivati a casa. Mamma, papà! Mamma, mamma! Shh, mettiamoci a letto, facciamo finta di dormire. Andiamo a letto, andiamo a letto! Benvenuti in famiglia! Così l'avventura finì, ma Wendy portò con sé il ricordo di un indimenticabile viaggio, un viaggio che le fece conoscere il vero valore dell'amore. Peter Pan era già un ricordo oramai, ma un ricordo così significativo non smette mai di cessare nel tempo. Ricordate, non siete mai troppo grandi per sognare. Chi sogna può volare.